chiesa di San Francesco gremita per le grandi occasioni. Nella santa messa officiata in questa giornata dedicata al santo patrono della città, San Bassiano, dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, braccio destro di Papa Francesco. Gente comune, tante autorità, ma quello che è balzato subito agli occhi, il senso di comunità religiosa che si è respirato, con un'unione di forze e intenti che ha davvero toccato i cuori di tutti i presenti. E quel messaggio forte lanciato dal cardinale Parolin, quell'invito a vivere il nostro tempo nella pienezza della fede, rilanciando le parole più che mai attuali, nonostante i secoli di distanza, pronunciate proprio da San Bassiano. È la sfida di ogni giorno ed è una sfida per tutti, perché non ci sono soluzioni pronte, no? Si tratta di trovarle insieme, io credo, attraverso quello sforzo di riflessione, di discernimento, di approfondimento delle cose, soprattutto in un'epoca in cui tutto è superficiale, tutto è effimero, no? Anche le reazioni sono così, reagiamo subito e forse questo non ci aiuta ad avere anche quella necessaria calma, quella necessaria profondità per dare risposte autentiche. Dobbiamo ritrovare nella nostra fede le radici anche dell'impegno civile. Da questa fede nascono anche delle conseguenze a livello sociale, a livello culturale, a livello del vivere civile. Credo che dobbiamo ritrovare queste radici e farle fiorire per l'oggi. E c'è stato spazio per una battuta tutta coniugata al bassanese dal cardinale Parolin, originario di Schiavon. Lei, sorridendo, ha ricordato che a Roma Bassano del Grappa è ben conosciuta, però dice: bene, è bello essere noti, ma è anche una grande responsabilità. È vero, ecco, perché evidentemente chi è conosciuto è un po' sul candelabro e quindi deve fare luce, non deve essere oscuro. Però mi fa piacere davvero che Bassano del Grappa sia una realtà nota, ma soprattutto per i suoi aspetti positivi, e quindi cercate di togliere sempre più quello che non va e di mettere sempre più in luce quello che va.